Grazie all'utilizzo dei fondi ex INSCEM concessi dal libero consorzio comunale di Ragusa al comune di Pozzallo sarà possibile concretizzare una serie di interventi per la fruibilità del Porto Piccolo. La notizia arriva dall'onorevole Orazio Ragusa ed è la diretta conseguenza di un'attenta accordazione tra enti diversi, comune di Pozzallo, Genio Civile, Ragusa e libero consorzio comunale. I lavori riguarderanno in particolare il ripristino degli impianti tecnologici, la viabilità interna ed esterna, nonché il mantenimento e la protezione del canale d'ingresso dell'infrastruttura, dopo la firma della convenzione tra l'assessorato alle infrastrutture e mobilità ed il comune di Pozzallo. La convenzione assicura l'utilizzo di personale tecnico regionale per l'esecuzione dei lavori. L'arrivo di 370.000 euro consente di superare una situazione in fase di stallo. Intanto è prevista la movimentazione della sabbia dall'ingresso del Porto Piccolo in modo da consentire la formazione di un canale di transito profondo e sicuro ai pescatori e ai diportisti che giornalmente transitano in quell'area e a breve sono previsti i lavori necessari per una migliore fruibilità di tutta la struttura portuale. I lavori riguarderanno sia l'interno che l'esterno del porto. All'esterno verranno effettuati dei lavori urgentissimi di sistemazione, mentre all'interno si interverrà con il ripristino dell'impianto di illuminazione delle torri del faro esistenti e di alcuni tratti di pavimentazione stradale nell'area commerciale del porto. Inoltre, dichiara l'onorevole Orazio Ragusa, è prevista la sostituzione di un tratto di barriera di sicurezza esistente danneggiata dalla ruggine nella parte laterale sinistra della carreggiata. Assieme a questo intervento è prevista la fornitura e posa in opera di alcune bitte di ormeggio nel tratto di banchina commerciale utilizzato per il ricovero dei pescherecci. Si tratta di azioni assolutamente necessarie, conclude l'onorevole Ragusa, per eliminare tutta una serie di anomalie più volte messe in luce da chi la struttura portuale la vive quotidianamente. La sinergia tra Regione, il Genio Civile, il Comune e il libero consorzio comunale ha dunque funzionato. Chissà che questo non possa essere il modello da adottare pure nel futuro per ulteriori interventi da concretizzare nelle realtà infrastrutturali del nostro territorio a beneficio dei cittadini.